Bentornati a Non Solo Roma, seconda parte del nostro spazio dedicato all'informazione e all'approfondimento giornalistico. Il nostro appuntamento quindicinale fissato per oggi con l'informazione sulle notizie che riguardano il territorio. Andiamo in particolar modo nella provincia di Rieti e approfondiamo insieme tre notizie tra cronaca e sport. E faremo i nostri consueti appunto scambi di pensiero. Tutto questo con la redazione di Rieti in vetrina e Radio Mondo insieme a Pierluca Aguzzi. Buongiorno Pierluca, ben trovato a Non Solo Roma. Ben ritrovati. Ti ringrazio per la tua consueta presenza, spero insomma ti trovo bene, spero che tutto sia ok e partiamo sempre con una notizia ovviamente di cronaca, una notizia insomma che ci ha lasciato un po' atterriti, no? Perché dobbiamo andare sul Terminillo dove un uomo è precipitato su un costone roccioso ed è stato necessario addirittura l'intervento dell'elisoccorso. Esattamente, ci ritroviamo ancora una volta a parlare di un infortunio su montagna. Questo è successo domenica pomeriggio. Una donna originaria di Roma, di 53 anni, mentre percorreva un sentiero tra il Terminillo e il Terminilletto, è scivolata e precipitata addirittura fino a cadere su un costone roccioso. Ha riportato chiaramente fratture multiple. Sono intervenuti i soccorsi, da prima il CNSAS, quindi il soccorso alpino speleologico. Il medico a bordo dell'elisoccorso ha messo in sicurezza la donna, dopodiché sono intervenuti anche gli altri sanitari, hanno vericellato la donna e poi la stessa è stata elitrasportata al Gemelli di Roma per gli altri trattamenti sanitari. Insieme a loro sono intervenute sia le forze dell'ordine che i vigili del fuoco. Chiedo scusa, tra le altre cose prima ho detto un uomo, e, grazie per la tua correzione Pierluca. Qui torniamo sempre però al discorso che abbiamo affrontato qualche tempo fa, no? Cioè della sicurezza in montagna. Innanzitutto si è capito come questa donna sia precipitata su questo costone roccioso, si è compresa la dinamica dei fatti? La dinamica ancora no, però per quanto riguarda quello che mi hai chiesto, diciamo c'è una parte di popolazione meno sensibile e ogni volta che accade questo, soprattutto sotto gli articoli, sono frequenti i commenti su quanti costi poi debbano essere sostenuti. Questi sono commenti freddi che chiaramente non sono neanche belli da leggere. No, chiaramente. C'è un collegamento tra chi purtroppo a questi commenti con la realtà, quella di un soccorso alpino o vigile del fuoco o forze dell'ordine che comunque sia è sempre costante, è sempre presente e come abbiamo detto anche 15 giorni fa, perché purtroppo era già accaduto, era già accaduta una problematica di questo genere, si mette anche a rischio la vita degli stessi soccorritori, perché poi i luoghi non sono dei luoghi facili da raggiungere, non è facile vericellare una persona ferita, quindi c'è da fare un plauso ai soccorritori e a tutta la macchina dei soccorsi che si mette sempre in moto. Certo, assolutamente, però in questo caso, no, è bene soprattutto ripetere un concetto, visto che qui cerchiamo anche di fare un po' informazioni di servizio, no, Pierluca. In montagna bisogna andare attrezzati appunto utilizzando gli strumenti giusti, no? Cioè non si può ad esempio frequentare luoghi di questo tipo con delle scarpe scivolose, che potrebbe sembrare una banalità, ma invece è essenziale, o comunque portare sempre con sé degli strumenti che possano aiutarci in qualche modo a non incombere poi, ecco, in eventi di questo tipo, no? Invece secondo me molto spesso si tende un po' a semplificare, no? la classica passeggiata in montagna, invece bisogna andarci attrezzati. Corretto quello che dici tu e aggiungo anche che è necessario, fondamentale, il buon allenamento. Una persona deve prima conoscere il luogo, deve attrezzarsi e poi deve essere allenata, non ci si può improvvisare. Poi al di là delle cause che ogni incidente porta con sé, che può anche starci il fattore sfortuna, ma alla base bisogna conoscere il luogo che si attraversa, bisogna essere allenati, bisogna essere ben attrezzati, come dicevi tu.
Certo, assolutamente. Bene, ci auguriamo ovviamente che questa stagione invernale non dobbiamo sentire ancora notizie di questo tipo, no? Che ci sarà più Speriamo. attenzione da parte appunto degli escursionisti soprattutto, perché insomma la natura è un'ottima compagna, ma bisogna andarci insomma con il cervello, no? Ecco. E se sei d'accordo passiamo Esatto. allo sport, perché abbiamo due notizie importanti da approfondire, notizie positive, no? Perché parliamo di due vittorie insomma importanti. Cominciando da qui, un'ottima NPC Rieti vince e convince, lascia a te ovviamente tutti i dettagli. Grazie, esattamente. È iniziato il campionato di Serie B nazionale per la NPC Rieti, ha affrontato la PL Livorno battendola con una grande prestazione, soprattutto nel quarto quarto. PL Livorno che aveva già incontrato la NPC battendola in Supercoppa, questa volta la NPC Rieti ha ribaltato completamente sia il risultato sia sia i rimbalzi, perché in Supercoppa la PL Livorno aveva messo in campo molta forza sotto i canestri, andando in vantaggio sui rimbalzi che poi sono valsi la vittoria. Qui in casa, nella giornata di domenica, invece è stata la NPC Rieti a fare la voce grossa sotto canestro, e i rimbalzi sia difensivi che offensivi hanno permesso la vittoria finale, anche con delle accortezze di coach Ponticello, che ha messo in campo addirittura sia Agostini sia Cassar, diciamo, i due giocatori lunghi, i due giocatori più alti della squadra, quindi in coppia Agostini da 4 e Cassar centrale. E anche nelle dichiarazioni finali post gara, coach Ponticello ha sottolineato come questa tipologia di gioco potrà essere vista più volte durante la stagione, perché con Agostini e Cassar l'NPC Rieti è una delle squadre più forti sotto canestro, quindi più alte di tutto il campionato. PL Livorno, che era data, è data tra le favorite alla vittoria del campionato finale, che comunque sia perde al Palazzo Giurner la prima di campionato, quindi grande vittoria per Rieti, che fa ben sperare anche per il futuro. Una bella soddisfazione. Infatti stavo per chiederti proprio questo, no, sul futuro. Come la vedi quest'anno? Una stagione che si prospetta interessante? Bisogna sottolineare come anche il tifo presente a Palazzo Giunere sia stato molto acceso, c'è molta aspettativa. Si è partiti un po' in sordina, ma in realtà già dalla Supercoppa si è vista una squadra tonica, che ha voglia di vincere, molto giovane, e quindi, come detto anche da coach Ponticello, l'NPC dovrà nel corso della stagione non avere paura di nessuno, rispettare tutti, ma deve puntare come primo step sicuramente ai playoff, assolutamente. Certo, speriamo ovviamente. Passiamo alla terza notizia, ancora di sport, Pierluca, e la RSR vince all'esordio in A2 battendo fuori casa la Fortitudo Agrigento, che qui insomma è una bella vittoria, una grande soddisfazione. Esattamente, grande esordio in Serie A2 per la Real Sebastiani Rieti, anche lei vincente, importantissima vittoria perché è andata ad espugnare il campo della Fortitudo Agrigento, che anche lei corazzata del campionato di Serie A2, una vittoria importante non solo nelle prestazioni, ma anche proprio nel risultato finale, perché addirittura nell'intervallo lungo la Real Sebastiani era sul più 20. Poi ha chiuso il match 67 a 75, grande prestazione di Johnson, ma di tutta quanta la squadra, che si ritroverà per gli allenamenti già da martedì per affrontare al Palazzo Giurner la settimana prossima a Torino. Quindi ci sarà l'esordio in casa per la Real Sebastiani, che ha già conquistato 2 punti pesanti. Anche qui c'è da dire che la Real Sebastiani ha un roster molto importante, e la prospettiva è quella di entrare agevolmente nei playoff, quindi speriamo anche per loro di ben figurare nel campionato. Certo, e anche qui però vorrei farti la stessa domanda, come la vedi invece questa di stagione? Anche qui ci sono buone prospettive o bisogna aspettare ancora un po'? Diciamo che le prospettive qui sono molto alte, perché il roster è davvero importante, quindi
Diciamo sì, entrare nei playoff è un primo step, ma si può anche puntare a qualcosa di più, almeno chiaramente sulla carta. Poi ogni campionato ha le sue insidie, ha le sue variabili, però sulla carta si può puntare in alto. Beh, no, ce l'auguriamo, anche perché insomma è una grande soddisfazione per la vostra città, no? Che devo dire con lo sport fa parlare molto bene di sé, Pierluca, o no? Fa parlare bene, e poi diciamo che il basket a Rieti è lo sport principale, quindi gli appassionati sono tanti, anche se si dividono tra le due squadre, però il Palasur Junior insomma è un fortino, e vederle ambire anche alla vittoria finale fa sempre piacere per tutti i tifosi, per Beh, tutta la certo, città. ovviamente, assolutamente. Immaginiamo che ci siano tra le altre cose tantissime eccellenze, no? Tantissimi ragazzi veramente che potrebbero avere davvero tanto successo e ci auguriamo ovviamente che arrivi quel successo sperato. Ti ringrazio Pierluca per il tuo consueto, per la tua consueta presenza qui in questo spazio. Noi ci ritroviamo esattamente tra 15 giorni e ricordo ovviamente ai nostri telespettatori che Rieti in vetrina è quotidianamente aggiornato con tutte le notizie di cronaca, attualità, ovviamente anche sport che riguardano proprio il territorio reatino. Ti ringrazio Pierluca, allora buon proseguimento di giornata e ci vediamo tra 2 lunedì. A Grazie a voi e buon proseguimento. presto. Bene, ci fermiamo nuovamente per un breve minuto di pausa. Restate ancora qui in nostra compagnia a Non Solo Roma. Tra pochissimi istanti vi parliamo di un evento che si terrà tra pochissimi giorni nella capitale che coinvolge gli amanti del fumetto. Insomma, un appuntamento imperdibile. Restate qui.